Che fai? Sta lontano da me. Senti, senti, non puoi andartene così. Insomma, ho bisogno di te. L'ho sognata ancora stanotte. E allora? Stammi a sentire, merda. Che c'è? Hai ragione. Hai ragione. Forse dovrei mollare. Finalmente cominci a ragionare. Perché se insisti con questa storia, e te lo metto per iscritto, tu finisci male. Finisci male e anche in fretta. Sì, sono ancora io. Quell'uomo che hai ingaggiato, che faccia ha? Tanto per saperlo, così i miei ragazzi non fanno confusione. Capelli scuri, pelle scura. Sì, me l'ero immaginato. Puoi darmi qualche altro particolare? Un tatuaggio sul petto. Il tatuaggio di una donna sul petto. Sì, che altro? Nessuna arma? Coltelli da lancio. E monete per il telefono per aggiornarvi sugli sviluppi del lavoro. Sì, sì, va bene, dovrebbe bastare, grazie. Sì, gli lasceremo libero il campo. Sì, grazie. Cazzo! Visto se avevo ragione! I nostri ci tengono d'occhio. Era qui stamattina che ci spiava. Bastardi! Dovete trovarlo. Dobbiamo trovare chi? Non c'è nessun altro. Mi hanno detto che questo era uno dei loro. E loro non ammetteranno mai di aver cercato di farti fuori. C'è qualcun altro che mi cerca. So che c'è. E voglio trovarlo ora. Chi altro c'è? Il chitarrista? Quell'uomo è un mito, è un'invenzione. Tu sei un miscredente, Memo. E questa sarà la tua rovina. Stavolta vengo anch'io. Non posso più affidarmi a te. Ora c'è la mia vita in ballo. Benito! Perché non ti stai esercitando, eh? Te l'ho detto, no? Ogni giorno, tutto il giorno. Non posso suonare questa chitarra. Vieni! Dove stai andando? Vado a prendere la mia chitarra. Io ti aspetto qui. È laggiù. Cosa c'è laggiù? La mia chitarra. Ti faccio vedere come mi sono esercitato. Stupido bambino.
sta dove sei. Devo andare da solo. Visto, eccola che arriva. Vedi, questa qui posso suonarla. Non ci provate neanche. Datemi la chitarra. Andiamo, datemi la chitarra. Tirate. Questa, la chitarra di tuo padre, eh? È per questo che adesso non lavora più, eh? Si scambiano le chitarre ogni due giorni. E voi che ci guadagnate? Mio padre non deve lavorare. Sto seduto a casa a guardare la TV. Dice che la nascondono dappertutto. Donne con bambini in carrozzina, chiese, librerie. Tieni a Carolina, te lo dirà anche lei. Lei fa la stessa cosa. Che cavolo gli hai detto? A chi? Lavori per lui, vero? Io non lavoro per nessuno. Io non lavoro per nessuno. Beh, ora voglio sapere che cazzo gli hai detto! Non ho detto niente! Non so di che cosa, non so di che cosa stai parlando! Sì che lo sai, gli hai detto che ero in chiesa! Io non ho detto niente! Io non ho detto niente a nessuno, niente! Lo dici solo perché stai cercando di proteggerlo! Io non sto proteggendo nessuno! Se lo stessi proteggendo, gli avrei già detto che eri qui! Beh, perché non vuoi vederlo morto? Sono stanca di vedere tanti morti! Ucciderlo non rappresenta una soluzione né per te né per lui! Visto che ho ragione, ora so che non sei migliore di lui. La stessa merda. Tutti hanno un prezzo. Non tutti, non tutti quanti. Ah, quanto sei bravo, eh? La vedi questa libreria? Questa è la mia libreria. Qualcuno arriva e lascia qui qualcosa. Un paio di giorni dopo arriva qui qualcun altro e se la prende. Quanto? Sai che cosa faccio? Affitto uno spazio. Nient'altro, affitto uno spazio. Solo il retrobottega. No, quanto ne viene a te? 50.000 dollari l'anno. 50.000 dollari? In contanti. Già.